Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Roberto Saviano torna in normale. C'era già stato poco tempo fa, il 15 maggio dell'anno scorso. È molto raro che noi invitiamo ai venerdì del direttore la stessa persona due volte, è assolutamente rarissimo, anzi è la prima volta, che il secondo invito segua il primo a una distanza tanto breve. Non era mai successo. Mai abbiamo rinvitato una persona così presto, mai abbiamo invitato una persona così giovane. Io credo che il vostro applauso mi esima dallo spiegare perché. Però due cose le vorrei dire. Una è che i venerdì del direttore negli ultimi anni, ma in particolare in quest'anno, abbiamo cercato di calibrarli sulla necessità di riflettere sulla legalità e sulle istituzioni. Un fatto straordinariamente importante in questo Paese, in questo momento, in un momento in cui si rende che le istituzioni e la legalità vengano svuotate ogni giorno, in cui si parla di giustizia per parlare di ingiustizia, per esempio, in cui si parla di libertà per ottundere le coscienze, per esempio. Allora, quest'anno noi abbiamo cercato di affrontare questi temi da vari punti di vista. Abbiamo cominciato con Renato Soru, che ci ha parlato della sua battaglia per il paesaggio in Sardegna, della sua sfortunata battaglia, della ragione per cui ha perso. Ha perso perché l'alleanza per cementificare la Sardegna, a destra e a sinistra, è stata più forte di una battaglia individuale combattuta in nome della legge. Abbiamo poi avuto Ezio Mauro, che ci ha parlato della libertà di espressione. Oggi abbiamo Roberto Saviano. Nel corso dell'anno, fra quelli che avremo nel corso dell'anno, vorrei citarne solo due, Oscar Luigi Scalfaro, già Presidente della Repubblica, che ci parlerà della Costituente e dei valori della Costituzione, e Gustavo Zagrebelsky, che chiuderà il ciclo di quest'anno parlandoci, anche lui, di legalità. Ma c'è un'altra ragione, l'ultima, che vorrei citare. Roberto Saviano è venuto qui la prima volta quando sapevamo l'uno dell'altro alcune cose. Dopo questo suo primo incontro con la Scuola Normale abbiamo constatato delle affinità elettive profonde che giustificano questo suo ritorno. Roberto Saviano è un grande giornalista, un notevolissimo scrittore, che però fa un vero lavoro di ricerca. Un lavoro di ricerca che somiglia per certi aspetti al lavoro che facciamo qui. Un lavoro di ricerca che si basa su una assidua ricerca della verità attraverso il documento e della dimostrazione di quello che uno dice. Non soltanto dire, ma saper argomentare non retoricamente, ma con le prove. Sì, chiaro, non è che la mala nigeriana è talmente feroce che loro temevano delle ritorsioni, sì, sicuramente, ma la cosa più feroce è nessun sconto sui traffici. Le partite di coca le pagate per intero, non vi diamo più percentuale di sconto. Questa era la vera forza della mala nigeriana. E quindi risultava a tutti gli esperti davvero insolito, cioè che fa? Setola, che era il capo del gruppo che ha fatto la strage, che fa? Va a ammazzare persone che gli danno il pane, va a ammazzare quelli che gli portano la coca a un prezzo talmente buono che i guadagni, i profitti, i margini di guadagno sono altissimi. E in realtà l'obiettivo era un altro, era terrorizzare la comunità africana. Voi ricordate, no? Li ammazzano a colpi di AK-47, quindi il Kalashnikov. Come è stato possibile poi ricostruire la strage? Perché uno di loro cade a terra ferito, loro pensano sia morto perché mi pare l'avevano beccato con ben 3 colpi al petto, invece no, lui chiude gli occhi quando loro vanno a controllare se sono tutti morti, finge quindi di morire, di essere morto, in realtà sa se si è salvato e riesce a identificare gli esecutori. Ho cercato poi negli atti giudiziari anche le storie dei ragazzi morti, questi ragazzi tra l'altro con i nomi quasi impronunciabili, cioè difficilissimi, e sono tutte persone che hanno una vita complicata, ma davvero lontana dalle organizzazioni. Questo ragazzo, per esempio, Afun Yeboah Erik, che è ghanese, stava a Castelvolturno, lavorava come carrozziere e viene ammazzato perché quella sera
era andato da un suo amico, Francis, Gabriele 2, e l'era andato a prendere, era andato con una macchina. Quando arriva il plotone, lui è con la cintura di sicurezza. Pensate il paradosso, no? Accusati di essere senza regole, lui era con la cintura di sicurezza e aspettava il suo amico che usciva dalla sartoria. L'esecuzione è venuta fuori dalla sartoria. Quando arriva il plotone, lui per panico, perché sente sparare, non riesce a slacciarsi questa dannata cintura di sicurezza e non riesce a scappare, come avevano fatto gli altri, perché c'erano molte altre persone lì. Avevano visto arrivare questi, scesi dalla macchina, armati, tutti scappano. Muoiono quelli che rientrano nel loro raggio d'azione. Questo qui non riesce a slacciarsi questa cintura di sicurezza, quindi resta lì a tremare. Uno di questi si accorge che era in macchina e lo ammazza.